C'era una volta Geppetto. No, non il padre di Pinocchio. Geppetto, dico, un vecchietto che aveva l'incarico di tenere belle 1000 e più marionette d'una compagnia che aveva già fatto il giro del mondo. Geppetto dunque quella sera aveva proprio sonno. Ma quell'Arlecchino s'era ridotto così male. Neanche saltasse e ballasse anche quando le altre marionette dormivano in silenzio nel grande magazzino. Mezzanotte. Buon riposo, Geppetto. Oh, ma questa non è proprio un diavolo d'Arlecchino. Confusione, che confusione! Ma domattina, che accadrà domattina? La notte è volata in un lampo. Arrivano Roberto e Lisetta, sempre primi alle prove. Via, via, Arlecchino! Corri, corri! Meno male, tutto è tornato tranquillo, come la sera prima. Le marionette dormono immobili, appese ai loro fili. Roberto non si accorge di nulla. Ma... Oh, Geppetto! Roberto gli dice, ancora qua. E Geppetto, quel diavolo d'un Arlecchino, ho dormito in sua compagnia. Hai sentito, Lisetta? Geppetto non è andato a casa stanotte. Arlecchino l'ha stregato. È arrivato anche Giovanni, sempre ultimo. Chissà a quale canzone pensa Giovanni. No, non così, dice Lisetta. Così, guarda. Prova tu ora. Ecco, da brava. Benissimo.
Lisetta è al suo posto accanto a Roberto. Tutti sono al loro posto. E Roberto dice: attacca, Giovanni! Ecco, potrebbe sembrare una favola, ma una favola non è. Nessuno può giurare che davvero Arlecchino e le altre marionette non ballino e vivano anche quando Geppetto dorme. In quanto al resto, vogliamo dirvi sì, sono teste di legno queste marionette, ma hanno cervello e cuore. Guardate questi uomini e queste donne, bravissimi e modesti artisti, e capirete.